Al momento attuale non bisogna essere né troppo ottimisti né troppo pessimisti, ma semplicemente possibilisti. Le istanze che riceviamo dalle comunità finanziarie internazionali ormai non lasciano più nessuna ombra di dubbio quale dovrebbe essere la strada che dovrebbe intraprendere il nostro esecutivo e soprattutto la politica italiana, quella di una profonda e severa revisione dei costi dell'amministrazione pubblica, cominciando al di là degli eccessi e degli enti inutili, soprattutto dal ridimensionamento dell'organico del personale amministrativo. Quindi, per forza di cose, per dare credibilità e soprattutto rendere il paese, non dico competitivo, ma in grado di supportare meglio il periodo di turbolenza economica che ci aspetterà per i prossimi semestri, è doveroso intraprendere una strada che in molti altri stati è già stata intrapresa, che è stata volgarmente definita o definita come con le famigerate manovre lacrime e sangue. Quindi da questo punto di vista anche noi italiani quanto prima saremo obbligati, non so se quantitativamente con questo tipo di ingerenza, però una strada obbligata anche per il paese Italia. Non dimentichiamo comunque che la Grecia ha avuto negli ultimi 5 anni una situazione di occupazione a livello occupazionale di posti pubblici particolarmente atipica. Sostanzialmente il partito ha foraggiato le amicizie interne e chi ha supportato poi l'escalation politica attraverso l'assegnazione di posti nei dipartimenti di Stato che poi hanno generato un aumento vistoso del personale che lavora per l'amministrazione pubblica. Questa è una domanda, un quesito straordinario, perché oggettivamente penso che non esista una risposta univoca. Chi è all'interno del settore privato sta già subendo in questi ultimi 2 anni una profonda revisione di quelle che sono le sue aspettative occupazionali e anche reddituali, e per le ovvie conseguenze che tutti quanti conosciamo ormai. Sul piano invece dei dipartimenti, delle amministrazioni pubbliche, lì forse bisognerebbe specificare o individuare meglio quali potrebbero essere i gangli vitali del paese a cui si può dare una sforbiciata, e quelli invece che probabilmente sono intoccabili o difficilmente per ragioni sindacali gestibili. Mi riferisco per esempio alla difesa, alla sanità, che per ragioni strutturali un paese in questo momento di mercato difficilmente si può permettere di ridimensionare, mentre invece altri che magari rappresentano, ahimè, dipartimenti dell'amministrazione pubblica che potrebbero essere rivisitati dal punto di vista quantitativo sul gradiente occupazionale, ce ne sono. Mi riferisco nello specifico in quelle aree ministeriali che possono essere al momento oggetto di ridimensionamento dell'organico o diminuzione dell'organico, come per esempio l'apparato scolastico, la tutela dell'ambiente, la cultura e così via discorrendo. Dipartimenti che ben inteso interessano la collettività e il ruolo che ha lo Stato nel preservare e tutelare determinate ricchezze e stili di vita di tutti quanti noi italiani. Però purtroppo adesso ci troviamo nelle condizioni di renderci conto che anche noi italiani non possiamo vivere, non possiamo continuare a mantenere in piedi una macchina che produce più costi di quanti
quanti proventi ricava, ed è la legge del buon padre di famiglia, così come si insegna all'inizio di ogni percorso di studi e discipline economiche. Se una famiglia incassa 2.000, non è che può permettere, sì, ci sarà qualche mese che può spendere 2.100-2.200, ma non è che può spenderli ogni mese 2.100-2.200, altrimenti arriva un momento in cui non si è più in grado di, si arriva a un livello di indebitamento per cui non si è più in grado di sostenere l'attività stessa, ed è quello che è stato causato a noi in Italia in questi ultimi 10 anni, in cui i governi che si sono succeduti non hanno fatto altro che creare debito pubblico per coprire i deficit di bilancio. Questa è una cosa gravissima. Io l'ho detto in tantissimi altri contesti, anche all'interno dei miei saggi economici, che il debito pubblico in sé dovrebbe essere diviso tra buono e cattivo, come si suol dire. E premesso sempre il fatto che il debito è la radice di tutti i mali, però se il debito pubblico fosse stato generato in questi ultimi 10 anni, che è passato da 1500 ormai ai quasi 1900, per un ammodernamento e un ampliamento dell'infrastruttura del paese, ecco che quelle sarebbero state rappresentate da investimenti che avrebbero arricchito e creato indirettamente anche riverbero occupazionale. Nel momento in cui noi andiamo a emettere debito pubblico per coprire disavanzi di bilancio che anno dopo anno sono cronici e sistematici, chiaro che prima o poi qualcuno il tappo sulla barca che sta affondando, cioè deve iniziare a pensare di metterlo. E poi l'acqua che è entrata bisogna prenderla e buttarla fuori, quindi con azionare le pompe per ridare stabilità e slancio al vascello Italia. E questo tutto sommato è quello che adesso si aspettano a livello internazionale i grandi interlocutori del mondo finanziario. Quindi basta con questa facilità dei conti pubblici, basta la mancanza di severità e soprattutto anche di contenimento della spesa, in quanto per ragioni strutturali adesso siamo obbligati a intraprendere questa strada. Purtroppo, se ci fosse un primo ministro oppure un capo dell'opposizione che possono essere considerati attendibili e credibili, adesso dovrebbero iniziare a proporre al paese purtroppo la medicina amara. E siccome per ragioni elettorali questo tipo di esternazioni sono particolarmente impopolari, sia a destra che a sinistra se ne guardano bene al fallo, lasciando il paese nel baratro, nell'oblio, fino a quando forse verrà imposto dall'alto un governo tecnico, e a quel punto il governo tecnico, che sarà da un punto di vista del prestigio e della credibilità molto, riceverà consenso, il governo tecnico inizierà a strutturare quelli che sono i tagli e il ridimensionamento della spesa pubblica che dovrebbero essere quanto prima implementati.